con i suoi alberi secolari, la fontana, le sculture e le aiole disposte secondo le stagioni, l'incantevole giardino pubblico è un luogo di riposo che vale la pena visitare. Il giardino si estende dietro la chiesa protestante neogotica. Alcuni degli edifici storici più belli della città, costruiti nel primo quarto del XX secolo, si sviluppano tutto intorno. Lo stesso parco è nato nel 1906 da un sogno. A quel tempo, il giornale di Villach, il Villacher Zeitung, pubblicò un saggio intitolato Villach tra 50 anni. Questo articolo descriveva un giardino pubblico dietro la chiesa protestante. Solo dopo la Prima Guerra Mondiale e dopo la ripresa da un'economia stagnante, la città di Villach è riuscita ad acquistare la grande proprietà a sud della chiesa e l'ha trasformata in un parco. Nelle vecchie fotografie della città potete vedere come si è sviluppato il parco e che ha anche ospitato un padiglione per esposizioni temporanee. Oggi il giardino cittadino, lo Stadtpark, viene utilizzato per mostre d'arte temporanee. In occasione del 50° anniversario della Kunstwerk Kastel, nel parco sono state erette 12 sculture in marmo.